Salve e benvenuti a Days of War. Il New York Times avrebbe ricevuto un'informazione da un funzionario ucraino secondo cui dietro l'esplosione del ponte Kerch ci sarebbe anche la mano dell'intelligence ucraina. Intanto questo è stato un duro colpo per Mosca, ma soprattutto per Putin, che ne aveva voluto la costruzione dopo l'annessione della Crimea nel 2014 e lo aveva voluto inaugurare ponendosi alla testa di una fila di TIR che aveva percorso tutto il ponte, ricordiamolo, 19 chilometri, dalla Russia alla Crimea. Intanto i nazionalisti e i blogger alzano la voce e accusano il ministro della difesa Shoigu e il capo di stato maggiore della difesa Gerasimov di non aver vigilato abbastanza per la sicurezza del ponte, che ricordiamo è una infrastruttura principale perché consente le comunicazioni e i rifornimenti logistici dalla Russia alla Crimea e quindi al fronte. Gli stessi mil blogger e i nazionalisti però plaudono alla nomina del nuovo generale al comando di tutte le operazioni in Ucraina, il generale Surovkin, che assumerà il comando dell'operazione militare speciale. La nomina del generale Surovkin viene in un momento in cui la controffensiva ucraina si fa sempre più dinamica, sia nel nord-est del paese, nella regione di Kharkiv, che nel sud del paese, nella regione di Kherson. I russi però continuano ad insistere nella loro azione nella parte centrale del Donbass e principalmente nella zona della città di Bakhmut. Ma partendo dal nord, nella regione di Kharkiv, dopo aver superato Kupiansk e la linea del confine con il Luhansk, la controffensiva ucraina si sta spingendo verso la città di Svastove, dove i russi si sono organizzati a difesa ed hanno organizzato questa difesa lungo un allineamento che va da Svastove a Kraminna, che costeggia più o meno l'asse autostradale R66. Quest'asse autostradale poi giunge fino a Rubizne, Sloviansk, Kramatorsk e Lysychansk, ed è lì che gli ucraini punterebbero in un secondo momento. Più a centro nel Donbass, ovvero nella regione centrale del Donbass, i russi continuano ad attaccare la città di Bakhmut e la città di Orlivka e anche la parte occidentale del Donetsk. Intorno a Bakhmut hanno dei piccoli guadagni di territorio e continuano a bombardare anche tutta la linea di contatto su questo fronte. Sulla parte meridionale, nella regione di Kherson, la controffensiva ucraina va avanti e Mosca ammette per la prima volta che sta trovando delle difficoltà nell'affrontarla e imputa anche questa dinamicità della controffensiva ucraina al fatto che gli ucraini sono supportati dalla NATO e dall'Occidente. E la Russia dice che non sta combattendo contro una modesta Ucraina, queste sono le parole usate da funzionari russi, ma sta combattendo contro un blocco occidentale. Ovviamente questa è una lettura un po' semplicistica, perché non tiene conto del fatto che gli ucraini si stanno impegnando, stanno mettendo le loro risorse di vita umane per contrattaccare, al di là di quelle che poi sono le forniture militari che riceve dall'Occidente e dalla NATO e anche il supporto di intelligence che riceve dagli occidentali. Su questo fronte la Russia, comprendendo che la controffensiva ucraina va sempre più a prendere piede, non fa altro che organizzare le proprie difese non solo lungo la linea del fronte, ma anche sulle linee successive, quasi come se volesse preservare la Crimea. In tutto questo continua a bombardare la linea del fronte e anche oltre, negli oblast di Kherson, di Zaporizhia, di Dnipro e anche sulle città
di capoluoghi di questi oblast, cioè Mykolaiv, Nikopol, Zaporizhia e Kryvyi Rih. Intanto quella che è stata una reazione immediata da parte di Putin per l'esplosione sul ponte Kerch si è ripetuta anche questa notte. 20 città sono state, oltre 20 città sono state bombardate sia con missili a lungo raggio e sia con i droni siriani. Però molti di questi vettori sono stati anche abbattuti dalla difesa aerea ucraina. Nei prossimi giorni ci potrebbe essere un'intensificazione della controffensiva, ma il tempo meteorologico giocherà un fattore importante perché lì l'autunno e l'inverno che è alle porte metterà in difficoltà sia chi offende e sia chi si difende. Intanto Putin ha fatto sapere che potrebbe essere disponibile ad un eventuale colloquio con Biden nella prossima riunione del G20 e domani si recherà da Erdogan, il quale cercherà di fare di tutto affinché questo incontro, colloquio tra i due leader possa avvenire. Su questo ovviamente c'è sempre lo spe non lo spettro, il dogma che ha firmato, o meglio, che ha detto Zelensky che con Putin non giungerà mai ad una trattativa. Per oggi è tutto, continuate a seguirci su social di Per Sempre News, noi ci vedremo la prossima settimana e se avete commenti poneteli sotto i social di Per Sempre News e noi vi daremo risposte nel più breve tempo possibile. Arrivederci e grazie alla prossima volta. By the Russian invaders. Pretty much wiped off the map. Three-fourths of the country. They're going to arrive in Poland, across the border.